Siamo al MIPA di Milano, alla prima giornata del Salone del Risparmio. Con noi c'è Bruno Rovelli, Chief Investment Strategist di BlackRock Italia. Con lui parleremo di mercati. Rovelli, il pessimismo sui mercati è sempre più evidente, con i principali indici di borsa che da inizio anno stanno facendo registrare performance negative. Ci troviamo di fronte a una semplice correzione o dobbiamo aspettarci un periodo prolungato di mercati rossi? Sì, direi che è un po' una via di mezzo. In questo momento i mercati devono fronteggiare tre fattori ostili: il restringimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve e delle altre banche centrali, le conseguenze macroeconomiche dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e le azioni prese in Cina per contrastare il Covid-19. Questi tre eventi rappresentano tutti degli shock negativi, cioè al ribasso per la crescita. E due su tre rappresentano gli shock positivi, cioè al rialzo sull'inflazione. La combinazione di crescita in decelerazione e inflazione in salita è piuttosto indigesta per i mercati, sia per i mercati azionari che per i mercati obbligazionari. Tuttavia, la nostra impressione è che l'inflazione sia destinata a decelerare nel corso dei prossimi mesi. E questa decelerazione dell'inflazione dovrebbe rendere le banche centrali un po' meno ostili di quanto lo sono state negli ultimi 6 mesi, permettendo una progressiva stabilizzazione dei mercati, sia obbligazionari che azionari. Intanto in America la stagione delle prime strade è entrata nel vivo. Quali sono le prime evidenze, in particolare per i titoli tecnologici? Sì, in realtà la crescita degli utili sta uscendo abbastanza positiva. Se uno prende la variazione anno su anno degli utili negli Stati Uniti nel corso del primo trimestre dell'anno, ovviamente in decelerazione rispetto al 2021, ma comunque parliamo di un tasso di espansione degli utili ancora del 10% rispetto all'anno precedente. Se anche guardiamo la composizione settoriale, ovviamente i settori con l'espansione più alta sono quelli più esposti alle commodities, cioè alle materie prime. Quindi troviamo l'espansione degli utili più alta nel settore energetico, nel settore delle materie prime di base. Tuttavia, anche settori come la tecnologia, la cui crescita è stata molto forte anche negli anni precedenti, crescono gli utili attorno anch'esso all'11% rispetto all'anno precedente. Qual è il tema della tecnologia? Il tema della tecnologia è una certa divaricazione che sta avvenendo in questo momento tra quella componente della tecnologia che è più esposta alla domanda dei consumatori e che in questo momento un pochino sta soffrendo perché i consumatori stanno tornando a consumare non più da casa, ma a consumare servizi, quindi in persona. E quindi quella parte di tecnologia più esposta alla dire domande ai consumatori sta soffrendo, mentre la parte di tecnologia più esposta alla domanda corporate continua a fare molto bene perché non vi sono segnali di decelerazione della domanda corporate. Tra mercati azionari che correggono e obbligazioni sotto pressione per le azioni delle banche centrali, in quali strumenti oggi è possibile trovare ancora valore? Allora, diciamo che il valore adesso si sta ricostituendo soprattutto all'interno dei mercati obbligazionari. I mercati obbligazionari, se prendiamo gli Stati Uniti, il rendimento a scadenza di un'obbligazione decennale americana poco meno di un anno fa era all'1,25%. Oggi ci troviamo con rendimenti a scadenza al 3%. Se prendiamo i corporate cosiddetti investment grade, quelli di più alta qualità, oggi troviamo rendimenti a scadenza sul mercato americano ben sopra il 4%, che per la prima volta da diverso tempo sono rendimenti, a nostro avviso, superiori a quelli che noi pensiamo essere l'inflazione nel medio periodo. Cioè ci troviamo per la prima volta da diverso tempo con strumenti obbligazionari a basso rischio che offrono un rendimento atteso di medio periodo superiore all'inflazione. E questo credo che sia una buona notizia. Per i mercati azionari, come dicevo prima, c'è bisogno di un po' più di pazienza. I mercati stanno digerendo questa combinazione di eventi negativi, ma anche lì, dopo che vi sarà una stabilizzazione dei mercati obbligazionari, pensiamo che vi sarà una stabilizzazione e una ripartenza anche dei mercati azionari.